Pace e bene, carissimi fratelli e sorelle e devoti di San Pio da Pietrelcina. Ci troviamo nella nostra rubrica a leggere le lettere che arrivano confidenzialmente a Padre Pio, cioè piene di confidenza in Lui, piene di fiducia in Lui. E questo non è soltanto un momento di lettura, è anche un momento di preghiera. Questo è un incontro di preghiera, perché contemporaneamente alla lettura noi preghiamo il Signore perché ascolti la voce di tutti questi suoi figli bisognosi. Caro Padre Pio, scrivo per chiedere la grazia di guarigione da un brutto male di mia sorella che la sta affliggendo da più di 2 anni. Mia sorella sta soffrendo moltissimo per questa patologia che, oltre ad essere invalidante e dolorosa, richiede un dispendio enorme di denaro necessario per comprare farmaci, bende, garze e quant'altro. Lei e le sue sofferenze le offre al Signore, ma quando non ne può più si risente verso di Lui. Abbiamo 2 genitori anziani da accudire e lei fa tutto sulle proprie forze. Quando sono libero dal lavoro, chiaramente do una mano anch'io, ma quando è da sola diventa veramente pesante. Caro Padre Pio, se i soldi che spendiamo per mia sorella li potessimo spendere per i poveri, è una bella domanda. Però la vera carità, il vero amore è sempre ordinato, non è disordinato, è ordinato, è parte, e così deve essere, da se stesso. Ama il prossimo tuo come ami te stesso. Prima caritas, dicevano gli antichi, incipit assemet ipso. Guardare mia sorella con i suoi bisogni, perché pensare che quei soldi possono essere devoluti per altre intenzioni? Spenderle lì per le necessità della sorella, partecipare addirittura, se possibile, è uno stato di sofferenza. Poi il fratello dice che quando la sorella soffre di più si sente abbattuta, se la prende anche con Dio. Se la prende con Dio. Ma che cos'è questo atteggiamento, me la prendo con Dio? È l'atteggiamento di uno che crede di essere figlio. È un atteggiamento buono. Bisogna scoprire la volontà di questo nostro atteggiamento. Noi siamo convinti di essere figli di Dio e Dio non ci abbandona. Dobbiamo sempre nutrirla, questa fiducia, anzi pregare perché aumenti. Ed è questo proprio che noi auguriamo a questa signora malata, che il Signore le dia tanta forza. Un'altra richiesta a Padre Pio. Caro Padre Pio, intercedi per noi grembi sterili. Donaci la grazia di un figlio. È una bella preghiera che esce dal cuore,
di questa coppia di sposi, afflitti dalla propria sterilità, perché vorrebbero vedere vivo l'amore reciproco che sentono nel cuore, perché questo è il figlio, è l'amore incarnato dei suoi genitori. È un bellissimo desiderio, facciamolo anche nostro. Preghiamo perché Padre Pio con la sua intercessione ottenga loro la grazia di un figlio che allieti la loro vita familiare. Caro Padre Pio, ti chiedo che il cancro venga definitivamente sconfitto e che questa cosa sparisca per sempre. Ti prego che ci sia una grande scoperta scientifica che faccia zittire per sempre questa cosa. Se glielo chiedi tu, o Padre Pio, Gesù ti ascolterà. Che grande confidenza in Padre Pio, nella potente intercessione di Padre Pio. C'è un cancro, c'è la speranza che la scienza arrivi a distruggerlo, che scompaia dalla faccia della terra. Anche questa diventa preghiera per noi. Liberaci dal male. Questa richiesta la dobbiamo fare sempre con tutto il cuore al Signore, ogni giorno. Liberaci dal male, liberaci dal maligno che ci porta a compiere il male. Facci amare il bene, perché possiamo fare il bene, perché possiamo viverlo questo bene, per godere serenità nella nostra vita, la serenità di figli di Dio. Questa è una lettera che viene dall'Argentina. Caro Padre Pio, te pido che encuentren el diagnóstico y pueda sanarme. Chiede questa signora malata che possa trovare un medico bravissimo che l'aiuti a superare il male che soffre. Noi certamente ci uniamo a questa preghiera. Abbiamo capito la necessità, abbiamo capito l'ansia che l'accompagna e assicuriamo la Signora delle nostre preghiere. Pregheremo e pregheremo sicuramente per lei e per tutti i malati che confidano nel Signore e nell'intercessione di Padre Pio. Caro Padre Pio, chiediamo con tutto il cuore la tua intercessione per il nostro piccolo Gabriele. Ha quasi 8 anni, ma non parla. I medici non hanno ancora una diagnosi definitiva. C'è la possibilità che rientri nello spettro autistico. E di questa situazione patologica, brutta certamente, per un bambino, anche in vista del progresso nella sua vita, anche quando diventerà adulto, è una situazione pietosa. Preghiamo perché Padre Pio ascolti questa preghiera di un cuore materno e paterno che gliela presentano. Caro Padre Pio, ti prego perché i miei figli riescano a fare la successione delle proprie case lasciate loro dalla nonna paterna, ancora intestate a lei, ma illegalmente occupata da stranieri durante
un'assenza dei miei figli per problemi di lavoro. È una situazione gravissima. Purtroppo questa notizia la sentiamo spesso alla televisione. Sono i tempi difficili che stiamo vivendo. Qui ci vuole un intervento del Signore. Ed è questo intervento che ha portato a scrivere questa lettera confidenzialmente. Aiutaci, Signore, soltanto tu ci puoi tirare fuori da questa situazione gravissima. E speriamo che il Signore ascolti, speriamo che il Signore comporti tutti quanti. Affidiamo adesso a Padre Pio tutte queste richieste dei suoi figli. Padre Pio, quanti figli scrivono a te. Padre Pio, quanti figli confidano in te. Padre Pio, ascoltali tutti, benedici tutti, soddisfa le loro attese. Per amore di Gesù Cristo, Figlio di Dio e nostro Signore. Amen.